Allora, salutiamo tutti quanti, benvenuti alla nostra diretta. Ciao! No, Rebby, salutali di là. No. Ciao Ciao a a tutti! Allora, benvenuti alla nostra diretta. Aspettiamo qualche secondo a Instagram per farvi sapere che siamo collegati e partiamo con questa diretta del discepolato in famiglia. Benvenuti ancora a tutti quanti. Cominciamo questa diretta con mia figlia che è attaccata al collo, non si vuole staccare, non so perché. Dicendo una cosa molto importante. Allora, quello che volevo condividere con voi per cominciare questa parte del discepolato è che credo che non ci sia un metodo corretto per discepolare. Ma credo che si possa fare, si deve fare in tanti modi, in svariati modi, perché è molto importante farsi. Amore, però se non così non ce la faccio. Non mi copri, mamma. È molto importante poter prendere spunto da tanti insegnamenti. A me è quello che abbiamo fatto noi. Non so, abbiamo preso spunto dai pastori Subirà, abbiamo preso spunto dai pastori Jeffrey e Rebecca, abbiamo preso spunto da tante altre persone che comunque stanno facendo, hanno fatto e ci possono insegnare tantissimo sul discepolato nella famiglia, da libri, da esperienze personali. Non esiste un manuale per poter essere un buon papà o una buona mamma. Non esiste un manuale per essere un buon discepolatore anche dentro la famiglia. Non esiste, non c'è un modo corretto. Credo che ci siano tanti principi che noi possiamo applicare e poi sviluppare all'interno delle nostre famiglie, perché ogni famiglia è diversa, ogni figlio è diverso, ogni carattere è diverso e quindi dobbiamo imparare che dobbiamo trovare con la nostra formula corretta. E per trovare la nostra formula corretta sicuramente ci impieghiamo del tempo. Del tempo, faremo degli errori, si faranno degli sbagli, si aggiusteranno delle cose, se ne cambieranno delle altre. Quindi volevo così come introduzione lasciare chiaro questo, che nel discepolato, nella famiglia, bisogna, ecco, cambiare anche nel tempo. Nel tempo bisogna cambiare. Aggiustare il tiro. Aggiustare il tiro su varie, diciamo, situazioni e circostanze che si vanno creando, perché, ripeto, non esiste un modo corretto e ogni tempo, ogni anche figlio, ogni genitore, ogni famiglia, anche la stessa routine della famiglia è diversa. Tipo, io so che conosco una famiglia che la mattina riescono ad avere mezz'ora tutti insieme per poter studiare la parola insieme. Tipo, ci sono alcune famiglie che non lo possono fare perché la loro routine non glielo permette, possibilmente lo faranno la sera, lo faranno in un altro modo. Quindi bisogna sicuramente trovare il proprio equilibrio, questa è una cosa molto importante. Non frustrarsi quando non vedi che sta andando come gli altri. Perché io credo che Dio ci lascia chiari dei principi che noi dobbiamo mettere in pratica, ma non c'è un modello inscatolato che tu prendi e fai così 7 punti e li metti in pratica e tutto andrà bene. No, noi dobbiamo prendere i principi della parola di Dio e cercare di Adattarli. adattarli al nostro tipo di famiglia, al nostro tipo di vita, anche la nostra routine lavorativa, di scuola. Dipende, quindi ogni famiglia a sé, la cosa importante è il risultato che questo avrà nella nostra vita e adattarsi a quelle che sono le cose importanti di Dio. Passo la parola a mia moglie. Sì, come diceva mio marito, appunto, dobbiamo sapere adattarci. Ogni famiglia è unica, speciale, particolare nel suo genere. Non bisogna mai né paragonarsi e né come famiglia vedere le altre famiglie che sono un po' diverse, così, un po' con occhi un po' di
di stacco, assolutamente. Sicuramente il lavoro di ognuno di noi come figli di Dio, innanzitutto, e come genitori, è quello, marito, non mi distrarre, è quello di chiedere sempre la direzione a Dio, perché è importante, ogni figlio è diverso. Ogni figlio ha una sensibilità, un carattere diverso, ogni genitore è diverso, ognuno di noi ha un bagagliaio di esperienza, ha un bagagliaio proprio anche emotivo, diverso, un'educazione diversa. E quindi cercare prima di tutto di equilibrarsi. Ecco, questo è importante, di mettersi in comune accordo. La Bibbia dice che perché due possano camminare insieme verso una direzione, prima di tutto ci deve essere un accordo, altrimenti andrebbe a finire che poi uno dice una cosa e l'altro dice un'altra, e quella guida unica non si formerà mai, ma sarà sempre divisa, e questo porterà un disfunzionamento all'interno della famiglia e all'interno del discepolato soprattutto. Io personalmente innanzitutto volevo presentarvi. Noi siamo la famiglia Giannone, lui è il nostro capofamiglia, il pastore Giannone, che lo vedete spesso perché viaggia. Noi ve lo concediamo ogni volta, vero? Perché possa viaggiare, perché possa benedire sempre il popolo di Dio. Poi abbiamo la nostra primogenita, Luz Giannone, che lei è la nostra luce in tutti i sensi, è colei che ha cambiato il nostro cuore da singoli personaggi, individui, a genitori. È lei che ha formato dentro di noi, ha iniziato con questa formazione di madre, di padre, e io la ringrazio sempre tanto perché attraverso la sua vita ho imparato, ho anche sbagliato, però sempre in fin di bene, in amore. Poi la nostra secondogenita, la nostra Rebecca Rock and Roll, per tanti lei è la Rebecca, lei è Rebecca Giannone, lei è una esplosione di amore e così, e creatività, è molto determinata come carattere, come cuore. Poi vi racconterò il mio discepolato con lei. È stato un pochettino diverso, perché appunto rispetto alla primogenita ha un altro tipo di carattere, un altro tipo di temperamento, e anche una modalità di esprimersi diversa. E poi abbiamo Elizabeth, che a giorni sarà con noi. Stiamo pregando per lei, per la sua vita, perché sia veramente un cuore mansueto, è pronta già a cogliere il buono, il bene, e sia pronta soprattutto a questo discepolato all'interno della sua famiglia, che la stiamo aspettando con tanta, 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 tanto amore, ansia E no, poi amore. abbiamo la E poi mamma, abbiamo me, Pastore Gene. tanti mi conoscono e tanti altri no. Comunque, siamo qui con voi per condividervi un pochino. Allora, mentre faremo Allora, questa chiacchierata, vogliamo anche invitarvi a Pastore cliccare Gene. Sì, vicino dove ci sono i commenti. Se voi andate in accanto. basso c'è scritto commenta, accanto sulla destra c'è un punto interrogativo. Se voi lo Di schiacciate, domanda. sì, punto interrogativo o punto di domanda, uguale, stesso significato. Se lo schiacciate, potete scrivere una domanda e alla fine noi dalla nostra diretta possiamo leggere le vostre domande per rispondervi, perché prenderemo un tempo per leggere le vostre domande se nascono delle domande mentre facciamo la diretta. Ok? Quindi benvenute le Fateci domande. delle domande. Commenta sulla destra, punto Domande. interrogativo, schiacciate Domande. domanda e noi così la possiamo Domande. leggere.
Adesso io ho una domanda per Luz. Ok? Faccio una domanda io, una domanda poi ti farà la mamma. Quindi io ti faccio la domanda relativa alla mamma e la mamma ti farà la domanda relativa a me. Quindi, ci racconti, guardando lì la diretta, anche se voi ti puoi avvicinare un po', com'è il tuo discepolato con la mamma? Ci puoi raccontare quando avviene, come avviene, cosa succede? Un po', perché le persone non sanno e non conoscono il tuo discepolato con la tua mamma. Lei è molto puntuale, eh? Ok, per me il discepolato è, per me è una cosa fantastica che io posso condividere tutto con mia mamma e condivido tutto e non li tengo niente nascosto. Eppure mi piace che anche lei condivide, che io condivido le mie giornate con lei e lei mi dà dei consigli per essere una bambina o figlia migliore. Ecco qua. Ma quante volte avviene? Avviene, non so, una volta al mese, una volta a settimana? Raccontaci quando è il giorno, c'è un orario, perché le persone non sanno, non conoscono la tua vita. No, sì, certo, non è una volta al mese, ma è una volta a settimana. Il martedì. Sì, A che ora? C'è un orario? o verso le 4, verso le 5 dopo la scuola. E cosa fate in questo discepolato? Solo parla, non so, raccontaci. In questo discepolato sì, parliamo e mi dà tanti tanti consigli e alcune volte, la maggior parte delle volte li seguo, questi consigli che mi dà. E cosa consiglieresti allora ai ragazzini e ragazzine, perché ormai non sei più una bambina, che seguono o i genitori? Che consiglio daresti sul discepolato con i figli? Hai un consiglio da dare? Ho un consiglio da dare ai figli. Qual è il consiglio? Di non tenere nascosto niente ai propri genitori e di esprimervi e dirglielo. Bello. Bello. Allora, sì, il nostro mentorato è iniziato da un annetto e qualcosa fa. È bello perché comunque ho ritagliato, cercando di ritagliare quel tempo settimanale con un tempo speciale. Io credo che noi genitori dobbiamo, lo ribadisco, lo credo, lo metto in pratica, noi dobbiamo discepolare e insegnare, possiamo predicare tutto quanto come nel nostro giorno dopo giorno, nel nostro quotidiano, nella nostra vita normale, durante la giornata, durante le vacanze, in ogni tempo. Oggi ho appunto condiviso anche un post che mi ha fatto tanta tenerezza, rivedere questo video di quanto? Di 6 anni fa, dove la mia Luce era piccolina. Io amo, ho sempre amato portarmela ovunque, per esempio, sia che stia io servendo, sia che stavamo servendo insieme, come tour giallo, missioni e così via, o supervisione delle chiese. Quando è possibile, ci piace portare tutta la famiglia, certo, per questioni ovvie non è sempre possibile, perché c'è la scuola, ci sono i costi e così via. Ma laddove è possibile, io amo portarmi dietro tutta la mia caravana, perché credo fortemente che un figlio possa essere ispirato e discepolato non tanto per le parole, ma
seguendo un esempio di vita. Ho deciso invece di ritagliare anche questo tempo speciale settimanale con Luz del martedì alle 5, dopo che la prendo da scuola. Perché? Perché possa essere un tempo ulteriormente speciale dove siamo sedute in un bar, in una gelateria o anche al parco, in una panchina, solo io e lei. Perché questo possa essere un tempo che lei possa ricordare ed è un tempo solo ed esclusivamente dedicato a lei. Ovviamente poi ci stiamo adattando con questa quarantena invece certe volte è avvenuto la sera, vero Luz? La sera tardi, dopo un filmino, piuttosto che prima di cena, piuttosto la mattina, insomma, ma cerchiamo sempre di ritagliare quel momento speciale perché il figlio si senta importante, si senta speciale, che tutte le attenzioni sono rivolte verso di lui, verso di lei. E poi abbiamo sempre i nostri appuntamenti fissi la sera, dove cosa facciamo la sera, Lulu? Che loro non riescono a dormire senza Una storia. una storia della Bibbia e senza La la preghiera. come faccia, cosa facciamo la sera là? Preghiera. La preghiera. Ma Luz, ti faccio una domanda allora, visto che la mamma si è dimenticata di fare la seconda domanda, te la No, ora faccio. la Ah, faccio. ti faccio io una domanda Io extra. la faccio. E per vedere se ti ricordi questo momento della storia, perché la mamma ha raccontato che la sera raccontiamo una storia. Allora, qual è l'ultima storia che ti ha raccontato papà? Te la ricordi? Tan 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 tan. In questo Tan 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 tan. Ah sì, aspetta, no, non so. Mi sa di sì che questo di madre, ma non è della Non Bibbia. è della Bibbia, brava, vediamo. Remi, per favore. Madre Teresa. Bravissima. Brava. Hanno ascoltato la storia di Madre Teresa di Calcutta, perché abbiamo raccontato la storia di una missionaria. Bravissima, Luz. E invece Rebecca, una storia che ti sia piaciuta di più di tutte le altre, ce la vuoi raccontare, ce la vuoi dire? Qual è stata? Quale personaggio ti è piaciuto di più? Eh? Contato. No, allora, guardami. Allora. Tu lo sai che la sera noi sempre stiamo insieme per raccontarvi una storia della Bibbia, giusto? Ci sono sempre dei personaggi in queste storie. Dimmi un po', di anche ai nostri amici di Instagram, quale personaggio ti piace di più della Bibbia? Madre Teresa No, quella è non era stato della Bibbia. l'ultimo personaggio che papà vi ha raccontato. Però non era della Bibbia, era un'altra signora missionaria. Invece un personaggio della Bibbia che ti piace tanto? Ce ne sono tanti, eh? Tipo Davide, Mosè, Giona, Esther. Giana, Esther e Dante. Giona, Esther e Davide, tutti. Tutti, gli piacciono tutti. Andiamo alla seconda Lei è domanda, molto allora. attenta comunque nelle storie, vero? E anche facciamo anche delle domande per capire se è recettiva. Cioè, storia, tre domande e la Rebecca. preghiera. Ok, allora, Luce Sita, adesso io vorrei chiederti, così che racconta a tutti i nostri, a tutte le persone collegate, non vedo da lontano, com'è stata la tua esperienza quando ti ritrovi a viaggiare con papà per questioni, per viaggi missionari? L'ultima sappiamo che è stata a dicembre, In Albania. novembre-dicembre, giusto amore? Sì, giusto. In Albania. Racconta un po' ai nostri amici
un po' tutto di quello che è stato. Per Come me, l'hai vissuta? io ho vissuto il periodo che mio papà mi ha portato là in Albania. È stato un momento fantastico dove io e lui siamo stati insieme. Mi ha portato in giro. E per me è stato molto, per me è stato molto speciale questo momento insieme a mio papà. Ed è molto bello. E cosa hai imparato da questo viaggio? Dall'ultimo viaggio ho imparato che non dobbiamo lamentarci, che, come posso dire, che se noi non abbiamo una cosa non dobbiamo supplicare agli altri di averla, che poi ci sono altri che non hanno niente. Quindi la lamentela innanzitutto, e che invece cosa ci deve essere nel nostro cuore? Ci deve essere gratitudine perché già noi abbiamo una casa, dei vestiti e anche del cibo. È vero. Grazie Luz per averci condiviso. Andiamo a vedere se ci sono allora delle domande. Fateci delle domande. Allora, controlliamo se ci sono. Ci sono 4 domande. Allora, prima domanda: a che età è iniziato questo discepolato con Luz? Poi, seconda domanda: quali erano le vostre paure all'inizio del vostro ministero e quando amore, avete facciamo una domanda alla volta. Intrapreso questa vita? Allora, ascolta, amore. Ok, va bene, una domanda alla volta. No, una domanda non la devi schiacciare, non la devi solo. Sì. Ah, ok, la devo schiacciare. Sì, così. Ok. Ok, a che età? A che età ha iniziato questo discepolato con Luz? Ok. Ragazzi, è difficile, mamma mia. Allora, non vi scatenate ancora, aspettate un attimo, un secondo. Allora, con Luz abbiamo iniziato quando lei aveva 8 anni. 8, sì. 8. Perché comunque è un'età dove lei era già abbastanza grande, matura, per comprendere, per capire certe cose. Devo dire la verità, per quanto riguarda le cose di Dio, lei è sempre stata attratta, appassionata dalla parola di Dio, dalla preghiera. Come vi dicevo prima, deve essere uno stile di vita quello del discepolare i propri figli. Io non mi sono mai fatta dei problemi per quanto riguarda il mio rapporto con Dio e loro. Loro mi hanno sempre, tuttora, sapete che i figli vi accompagnano ovunque, in bagno, in cucina, ovunque, e molte volte mi trovo a pregare, a lodare, e loro stanno pregando e lodando con me, quindi senza accorgermene le trovo anche a loro lì così, che lodano, quindi... A 8 anni lei era già una bambina che a 7 ha iniziato a leggere e gli piaceva leggere la parola di Dio, e ho visto una certa fame, una ricerca da parte sua, e ho deciso di iniziare, ho visto che era pronta per iniziare questo discepolato, questo one to one che lo chiamiamo. Ovviamente gli ho spiegato cosa volesse dire, e che era comunque una cosa seria, ti ricordi? Sì. Una cosa seria per la tua crescita, e lei mi ha detto: io lo voglio subito. Sì. Quindi 8 anni. Poi okay. Ti aiuto io. No, aspetta, c'era altra c'era un'altra domanda era. Au. Quali erano le vostre paure all'inizio del vostro ministero e quando avete intrapreso questa vita? Quando avete sì. intrapreso questa vita? Sì. Vai, rispondi, allora, che facciamo. Qual erano le vostre paure all'inizio del vostro ministero? Tutto, le paure, cioè tutti i tipi di paure, perché tu non sai mai come affrontare determinate cose, perché è tutto nuovo e quindi hai paura. Credo che non sia sbagliato avere paura, l'unica cosa che possiamo fare è farsi, cioè non farci fermare dalle paure. Questa è una cosa importante. Hai paura? Va benissimo.
Ok, affronta la tua paura e non permettere a questa paura di fermarti. Ancora oggi io ho paura. Ho paura Molto peggiore, sì. anche per le cose brutte che avvengono nella vita. Non so, gente che ti tradisce, persone che, non so, situazioni che ti aspetti che vadano in un modo e vadano in un altro, ferite, cose che possono, non so, sbagli che commetti, hai paura di ricommetterli di nuovo, quindi le paure sono normalissime, devi soltanto affrontarle. L'unica cosa che si può fare, ecco, nella paura. Prossima Prossima domanda. domanda. Allora, chi era il vostro primo discepolo preferito? Questa domanda non si può rispondere. Non si può rispondere. Diciamo. Diciamo che è il discepolo che sa, come Giovanni che diceva, io sono il discepolo amato, quindi è il discepolo che poi si sente il preferito, l'amato, no? Allora, diciamo che non si può rispondere a questa Io domanda. ovviamente, dice Passiamo. il pastore Passiamo Gaetano. avanti, passiamo avanti. Poi, allora, due figli maschi e marito non credente, per ora 11-13 anni. Come gli propongo il discepolato? Bella domanda. Rispondi tu. Allora, ragazzi, resistete un attimino. In questa quarantena hanno imparato il gioco del sole tichino. Allora, due figli maschi e un marito non credente, per ora 11-13 anni. Come gli propongo il discepolato? Allora, il discepolato, come vi dicevo, è una cosa che prima di tutto avviene sin da quando sono piccolini in maniera naturale, poi quando sono grandi bisogna un attimino trattarli sia con l'età che si meritano e sia soprattutto guadagnando una fiducia, guadagnando la loro fiducia. Queste, le orecchie, l'ascolto, loro apprezzano moltissimo il riuscire ad ascoltare, a sentire il loro cuore, i loro bisogni. È molto importante. Perché? Perché gli consentirà ad aprirsi, aprire il loro cuore, condividere ciò che stanno vivendo, quello che stanno affrontando. Una cosa che ho imparato molto, sia con i meravigliosi preteens che ho seguito, anche con i bambini e successivamente con le mie figlie, è che dobbiamo ascoltarli. Con pazienza, dobbiamo ascoltarli con amore e soprattutto non dobbiamo mai, mai spaventarci di quello che ci raccontano o ancora peggio giudicarli, perché quando stanno aprendo il loro cuore e da parte del genitore che sta discepolando, che comunque vuole entrare nei loro cuori, e viene un attimino quel giudizio, quel puntare il dito perché stanno sbagliando o perché vi hanno raccontato una roba anche non buona, da parte del genitore ci deve essere tipo ingoglio, non faccio notare né con le facce né con le mie parole, dobbiamo mantenere la nostra bocca e in quel momento chiedere a Dio saggezza per poter controllare la situazione. Certo, 11-13 anni è un'età appunto preadolescenziale, perciò loro possono vedere, a te ti possono. Mamma ti può raccontare, i tuoi figli ti possono raccontare anche delle cose che fanno gli amici o che fanno loro, e tu devi sempre cercare di influenzare la loro vita dando dei consigli benevoli e anche quando possono vedere, tuo marito non è credente, vedere dei comportamenti sbagliati, erroni nel loro papà, che magari sono causa della loro sofferenza, cercare di comunque sia non metterlo mai in cattiva luce, ma semplicemente spiegare loro che il papà è ancora in attesa di quell'amore sovrannaturale
di Gesù, che invece ha raggiunto la mamma e attraverso la mamma vuole raggiungere loro, quindi i tuoi figli, facendoli sentire amati. Tu devi essere la risposta di Dio per i loro bisogni, i bisogni dei tuoi figli, quello di 11 e quello di 13. E anzi, niente giudizio verso il padre, ma se tu conquisterai i tuoi figli, insieme ai tuoi figli, poi successivamente pregherete per la conversione del loro papà, di tuo marito, fino a quando il miracolo avverrà. Prossima domanda. Amen. Prossima domanda. Mi sa che forse tocca, ci saranno. Possiamo rispondere a un'altra domanda e poi dobbiamo concludere che dobbiamo pregare perché c'è la prossima. Ci sono i Aspetta. pastori di Piombino dopo di noi. Facciamo questo. No, c'è. Allora, un consiglio per essere in futuro una buona madre cristiana. Vai. Amore, ma abbiamo ancora del No, no, tempo? no, credo che erano 17:30, ho appena visto un messaggio su WhatsApp, quindi Allora. abbiamo sforato di 4 minuti. Scusateci, rispondiamo a questa domanda. Un consiglio per essere in futuro una buona madre cristiana. Un consiglio. Seguire molto, molto, molto ciò che ci dice lo Spirito Santo. Questo è un allenamento per l'ubbidienza per ogni genitore, perché molte volte noi, la nostra sensibilità, il nostro cuore, i nostri occhi, anche il nostro modo di vederli non è sempre all'altezza. Chi invece li conosce bene, chi li ha creati, chi li ha formati, è il nostro Padre, e non c'è miglior suggeritore, non c'è miglior coach, proprio insegnante, maestro, che se non lui. Quindi questo, rimanendo sempre così attaccati alla sua voce, pregando per i nostri figli, chiedendo consiglio a lui. Come fare? Ci sono state delle volte dove io mi sono ritrovata in momenti di difficoltà caratteriali per il loro carattere o per le loro difficoltà e non sempre ho avuto la risposta giusta o il modo giusto per aiutarli. E in quel momento dove le nostre forze, la nostra equipaggiamento non arriva, dobbiamo assolutamente sempre fare affidamento invece a chi li conosce bene e chiedendogli con umiltà di darci quella sensibilità, quel cuore materno. Amen. Adesso preghiamo insieme e passiamo la palla ai pastori di Piombino, che credo che sarà su Sabaot Piombino la diretta. Ma sei sicuro, amore, che Sicurissimo al dobbiamo 100%. Ho visto metter in diretta un giù? messaggio Mi su dispiace perché WhatsApp ci sono un sacco di perché avevamo preparato domande. altre cose, ci sono un sacco di domande, ma vuol dire che potremo ripetere. Certo. Che ore è? Sì. Sì, infatti. Quindi preghiamo. Pastori, Scusate. scusateci, passiamo la palla a voi. Vieni Luz, vieni Rebi. Chiudete Attenzione. i vostri occhi. Mano, manina. Signore, grazie per questa opportunità. Noi benediciamo ogni famiglia. Ti ringraziamo e ti chiediamo a te, tu che sei un Sì, buon Signore. padre, tu che sei colui che conosce i nostri cuori, tu che sai ogni cosa. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù, aiutaci, aiuta noi, aiuta tutte le famiglie del mondo, tutte le famiglie di Sabato, tutte le famiglie credenti che possono avere una famiglia secondo il tuo cuore. Noi sappiamo che non è facile, noi sappiamo che non siamo perfetti, noi sappiamo di essere pieni di errori, ma vogliamo chiedere a te, che sei colui che ci può ispirare ed aiutare. Ti Amen. ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi Amen. benedica, seguite Sabato Piombino che ci sono i pastori che continuano a parlare di famiglia. Ciao ciao! Ciao.